La conduttrice e giornalista rompe il silenzio sulla sua eventuale partecipazione al reality più spiato d'Italia. Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello VIP, l'indiscrezione l'ha lanciata da Gospia nelle scorse ore. Cosa c'è di vero? Non poco, visto che a confermare che la trattativa c'è ed è ben avviata è stata la medesima conduttrice e giornalista, raggiunta da fanpage.it. La testata campana ha sondato il terreno per capire se davvero l'ex volto di Forum si sta preparando per varcare la fatidica porta rossa del loft di Cinecittà. La Dalla Chiesa ha spiegato nel dettaglio la situazione, raccontando di aver incontrato, di recente, Alfonso Signorini e di averlo sentito in diversi frangenti per organizzare il suo eventuale ingresso nel programma. I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre, ha riferito la giornalista, aggiungendo che ora che l'offerta sul tavolo c'è ci sta pensando seriamente. La decisione definitiva non l'ha ancora presa, anche se, il fatto che si sia sbilanciata a rivelare i dettagli della trattativa, spinge a credere che il grosso sia fatto. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte, ha narrato, precisando inoltre che la scelta che prenderà non dipenderà da questioni economiche. Non c'entrano questioni economiche, se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più, ha sottolineato la Dalla Chiesa che in passato si era ritrovata a valutare una proposta presentatale dall'Isola dei Famosi. In quel frangente alla fine declinò l'invito, ma non per una forma di snobismo nei confronti dei reality show. A proposito di tale tema, sempre a fanpage.it, ha voluto rimarcare che lei non è persona schizzinosa, né prevenuta verso una certa tipologia di trasmissioni televisive. We'll be right back.